Allora ragazzi, anzitutto complimentissimi, come ho detto prima, a me almeno personalmente piacete moltissimo. Grazie. Senti, quindi devi assolutamente rifarmi l'urletto live, lo voglio live. Provare, in voglio almeno un microchip ogni volta che canto. E mettiamo in moto questo microchip. Vabbè, mi, una... mi sposto, mi sposto. Mi fate un rinato, tutti quanti insieme. 1, 2, 3, 4, è nato. È nato. Bravissimi. Ragazzi, Raffaele, raccontatemi un pochettino come nasce questo progetto dei pennelli di Vermè e della Sagra Famiglia, perché della Sagra Famiglia ancora non ho accennato. Sì. Diciamo che noi nasciamo dalla volontà di metterci in gioco attraverso una musica propria. Diciamo che l'abbiamo fatto cercando di contaminarla attraverso i generi più disparati, un po' come dicevi tu nella presentazione, quindi dal rock progressivo al blues, dal folk all'elettronica, diciamo. E questa formula si è rivelata per noi abbastanza vincente, nel senso che abbiamo riuscito ad avere un approccio con una storica casa discografica napoletana, La Canzonetta, con la quale continuiamo a lavorare e che ci ha già prodotto due dischi e che ci ha permesso anche di ottenere numerosi riconoscimenti e premi a livello nazionale. Nell'ultimo anno, come anticipavi, con la Sagra Famiglia abbiamo, come dire, voluto incentivare la nostra propensione verso il teatro canzone e l'abbiamo fatto attraverso il nostro progetto parallelo che è la Sagra Famiglia, che è un progetto appunto di quattro voci e pianoforte che cerca di mettere in musica e scena quelli che sono i drammi di una classica famiglia borghese. So che avreste voluto presentare il vostro progetto, la vostra esibizione che abbiamo appena visto, Capelupa, alle selezioni per la sezione dialettale di Sanremo, Sanremo 2010. Cos'è successo? Come no, Capelupa, no. Non proprio. Diciamo che era un altro brano che rientra nel progetto della Sagra Famiglia, per la precisione è Lo Spirito del Mai, la nostra casa discografica sempre c'era... in dialetto, quindi no, no, in italiano. Sì, con Capelupa però abbiamo partecipato a Piedigrotta, alle audizioni di Piedigrotta, abbiamo avuto una menzione speciale dal premio della giuria che era capitanata da Enzo Vitabile. E insomma con quello ci siamo fatti un po' sentire nell'ambito più campano. Penso e spero che anche tantissimi ragazzi conosceranno i pennelli di Vermè. Qualcuno già so che è fan. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa ai ragazzi? Sì. Nella Sagra Famiglia appunto vi siete occupati di diverse tematiche. Una volta ho visto parte del vostro spettacolo, appunto parlando di omosessualità, vi siete occupati anche di questo aspetto, per esempio del coming out o di situazioni simili? Beh, allora c'è da dire che l'omosessualità rientra un po', ecco, ne abbiamo parlato tanto, se ne è parlato tanto oggi, purtroppo come diceva Raffaele, mi allaccio a quello che diceva lui, rientra per la nostra società in uno dei cosiddetti drammi della vita di una famiglia borghese. Noi abbiamo cercato di parlare della diversità e comunque di tematiche molto forti quali la violenza in maniera molto ironica, grottesca e comunque ci sono dei brani in cui si parla anche dell'omosessualità. Ci sono in particolare due pezzi, l'Edipo Capovolto e anche Capelupo, che rappresenta un po' il diverso in generale, non nello specifico l'omosessuale, però comunque sì, ne abbiamo parlato. Da dove nasce l'idea del diverso, visto con sospetto? L'idea del diverso nasce un po' da quello che tocca la sensibilità del gruppo, diciamo, in totale. È una cosa che abbiamo tutti quanti in comune, quella del provare fastidio rispetto alle reazioni che hanno in genere le persone che non vedono di buon occhio il diverso, che lo additano, che lo deridono, insomma, che non accettano, al di là dell'omosessualità o della violenza, di possiamo parlare, che ne so, degli immigrati, cioè il diverso per noi è anche, prima si parlava di omofobia, a Castellammare, di aprire un centro sull'osservazione per l'omofobia, per noi il diverso è anche questo, ci tenevamo a dire che comunque oggi è anche...